Grazie.
Che emozione, signori, un applauso, facciamo sentire tutto il nostro calore, l'Orchestra Sinfonica Giovanile Fedele Fenaroli, il direttore d'orchestra Rosella Chiarini, tutto il calore di Atessa questa sera. Siete stati magnifici, avete interpretato le nostre emozioni, siete riusciti a trasmettere, a parlare col vero linguaggio della musica, nonostante la campana è nostra amica Fedele. Ecco, allora, siccome la BCC non si fa mancare nulla, meglio del Festival di Sanremo qui ad Atessa, abbiamo pensato anche a un regalo per voi. Iniziamo dai fiori da consegnare al direttore Rosella Chiarini, i nostri fiori, i fiori d'Atessa li chiamiamo. Grazie, grazie Rosella Chiarini, grazie a tutta l'orchestra giovanile, davvero giovani in gamba, vi auguriamo il meglio per il vostro futuro. Continuiamo con la consegna dei fiori, adesso i fiori vanno a Maria Lucia Carunchio, Marilu, la moglie del maestro Remo Vinciguerra, consegna i fiori il presidente della BCC Abruzzo e Molise, Vincenzo Pacchioli. Emozione tangibile, tangibile, una serata bellissima. Grazie, grazie a lei. E adesso altra consegna di fiori, consegna questa volta il direttore della BCC Fabrizio Di Marco a Maria Luigia Vinciguerra, la figlia del maestro Guerra. Adesso un altro momento di consegna, i fiori vanno all'assessore Ilaria Tumini, che ha davvero tanto collaborato a questa serata, alla riuscita di questa serata. Consegna i fiori Fabrizio Di Marco, direttore di BCC Abruzzo e Molise. E dopo i fiori passiamo ai documenti, lo statuto del 1903 della BCC Abruzzo e Molise, non a caso 1903, anno della fondazione. Il presidente della BCC Abruzzo e Molise, Vincenzo Pacchioli, lo consegna al sindaco Giulio Borrelli. Una copia dello statuto del 1903 va anche all'avvocato Antonio Litterio, presidente dell'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli, lo consegna il direttore Fabrizio Di Marco. E per chiudere, lo statuto del 1903 ad Andrea Tenaglia. Eccolo qui. Consegna il direttore Fabrizio Di Marco, Andrea Tenaglia, direttore artistico Estate Musicale Trentana. Ecco, una grande collaborazione, faccio un applauso, perché organizzare tutto questo, poi collaborare nei minimi dettagli, non è semplice, assolutamente non è semplice. Ecco, allora, con le consegne ci siamo, allora è il momento dei doverosi ringraziamenti, dei dovuti ringraziamenti, ringraziamenti che ovviamente estendo anche al nome della BCC Abruzzi e Molise. Una grandissima squadra che ha collaborato alla riuscita di questo evento, e allora io vi ringrazierei appunto a partire proprio dalla BCC Abruzzi Molise, il direttore Fabrizio Di Marco, il presidente Vincenzo Pacchioli, il sindaco Giulio Borrelli, Maria Lucia e Maria Luigia, moglie e figlia del maestro Remo Vinciguerra, il presidente dell'associazione, l'avvocato Antonio Litterio, e ovviamente anche Andrea Tenaglia, direttore artistico Estate Musicale Frentana, e il nostro ovviamente ringraziamento sentito va a tutti loro, al direttore dell'orchestra Rosella Chiarini, all'orchestra sinfonica giovanile Fedele Fenaroli. Facciamoci sentire. E un grazie anche per la parte tecnica, l'audio, il service alla ditta Venditti, ma l'estate